molto, quindi non sappiamo bene come potrà anche giocare. È una squadra che sta a essere rinforzata, ovviamente non è che in una settimana possono cambiare tutto. E oltre una squadra secondo me che mette in difficoltà chiunque, perché ha giocatori di qualità, soprattutto con gli inserimenti piano piano e soprattutto diciamo, con un po' di tempo, quindi un paio di settimane è una squadra che può migliorare tantissimo. E noi oggi abbiamo questa vittoria perché tutti gli altri siamo andati su ogni pallone, ho visto una squadra lottare, poi ovviamente abbiamo trovato subito il gol, il raddoppio e la partita poi di sicuro. Una squadra che comunque porta bene da lavorare in due anni, lavorare anche su 10 punti della destinazione. Sì, dai, porta bene, ma insomma, sono partite difficili, abbiamo visto anche la stagione comunque, anche in quel caso di scoperto l'anno scorso che ci ha messo in molti con l'altro, vincendo qui magari sapevamo di questa difficoltà di una squadra che comunque cercare di lottare per salvarsi. Si aspettava una squadra messa così in campo, si aspettava questa resta normale, una squadra che comunque doveva ripartire in quanto viene da 4 sconfitte consecutive, comunque una squadra che non vuole retrocedere. Sì, pensavo che giocasse 4-3 come ha giocato la prima partita, invece poi si è risposto in 4-3-1, insomma abbiamo preparato tutto in modo, è cambiato qualcosina, ho visto soprattutto sugli esterni, squalificati e abbiamo cercato appunto di affondare in questo senso con 2-3 quartisti proprio che dovevano attaccare la profondità e cercare di aprirsi proprio per giocarsi l'uno contro uno esterno, e abbiamo trovato questo modo per cercare di scardinare la difesa che sapevamo poteva essere bene rocciosa con un castaglio proprio. Due squadre che avevano due oggi in settimana c'è stato questo scambio, che giocatore è più? Ma è un giocatore che ha assolutamente della qualità, è ovvio che anche con noi aveva dei problemi fisici e non è stato costante, quindi noi poi se avevamo la possibilità di prendere Carraro e giustamente abbiamo avuto l'opportunità di andare a giocare per essere sacrificato, anche perché noi non possiamo partire da una base che non ci deve giocare con i giovani, come abbiamo detto in campo ce ne avevamo del 9 e quindi è una filosofia di società e quindi puntiamo sui giovani e se il bisogno era troppo sacrificato era giusto darlo via. Grazie.